Cioè, in origine noi abbiamo una foto dei inizi dei primi anni del Novecento che è così, almeno la parte bassa, la parte alta di tutti. Poi, diciamo, sono stati fatti questi lavori nei primi anni del Novecento, dove sono stati aggiunti, a parte l'intonaco esterno, tutta una serie di stucchi, ecco, che sono stati realizzati all'esterno e dall'interno. Poi abbiamo qui Santa Caterina, anche questa fa parte dal santo, fa parte della, degli affreschi originali. Quello che vedete, le posizioni erano originali. La trovata sopra alla fine. E questa statua non aveva il braccio destro, cioè quello dove c'è la spada, sì. Non c'era il caso del braccio a sinistra e non c'erano degli elementi, e se guardate bene, se vi avviciniamo un attimo, se guardiamo la base ci sono degli elementi che non sono della stessa, sono di due cose diverse, quindi non avendo, sì, non avendo il braccio destro, non avendo la mano sinistra con l'inizio del trapezio, non c'era il diavolo, insomma si era pensato che era una statua romana, perché poi sul tendone è stato trovato un epigrafe che parla di un certo, di un bambino morto a 8 anni, e che sarebbe poi, che sarebbe il figlio di un certo Valeriano, un personaggio nobile romano che aveva in queste zone diciamo delle produceva, insomma, qualche cosa a livello generale, a livello agricolo probabilmente. E allora questo è Don Vincenzo, c'erano degli elementi che vedete adesso, e poi c'erano i vari grandi, anche qui c'era un po' di quelli ai pesci, c'era con della mula, poi San Francesco, Santa Chiara, diciamo, sono rimasti i posti principali. E dicevo che dopo la guerra non c'era quasi più niente, c'erano rimasti poche cose, non rifare di rifare questa cappella, ma aiuto sempre degli americani che prima non avessero, sono occupati un po' della struttura, gli americani dei dipinti, e c'è tutto un carteggio tra il parroco e gli americani e il pittore Mario Barbezzi, che non è un grande pittore, però perché tutta la Marano c'è la Salunga. Il lavoro grosso è quello del parroco, che non ha forse, Formio o San Bernardo o Carmine, o qui invece c'è San Luca, c'è Santa Maria dei Martiri, c'è l'Annunziata che sta giù, poi c'è un'altra cappellina che si chiama San Antonio Abate, e poi c'è il santuario di San Michele Arcangelo. Oh, questa è una delle classiche Madonne in stile napoletano 700, per esempio i pasturi napoletani. Perché? Perché la testa e le mani sono di legno, ma dentro sotto non c'è niente. Sì, c'è il supporto. E c'è questo supporto legno, mentre i pastori napoletani fanno le spalle. Qui invece dentro, una parte centrale, un sacco della paglia dentro, proprio in queste strutture di legno, e quindi costruiscono questa statua realizzata in questo modo. Come vedete c'è una serie di vestiti ancora, quindi anche questi che fanno parte delle varie epoche, le varie colonne, insomma le parrucche che si usavano in quel periodo, e quindi è molto carino, insomma, hanno inserito adesso in libro che hanno chiamato Le Madonne da vestire, i santi da vestire, dove sono molti santi della zona, tra i quali quella del Rosario, sempre di Santa Maria, perché è quella più bella.